amici, l'Epifania, tutte le feste, si porta via. Anche oggi sono la vostra Befana. Andiamo a comprare qualcosa di sfizioso. E con l'Epifania, amici, finisce questo periodo dedicato alle feste. Io ho già avverto un pochino di nostalgia, però c'è anche un problema. Nelle nostre cucine abbiamo tanti avanzi e c'è una cosa che sicuramente tutti quanti avremo nelle nostre case. Il panettone. Ecco, io voglio chiedere al nostro chef di realizzare una ricetta con gli avanzi del panettone. Perciò oggi decido di acquistarlo, anche perché in questo periodo abbiamo moltissime offerte. Ecco il nostro panettone. Sono proprio curiosa di vedere come il nostro chef lo rielaborerà. Sono sicura che sarà in grado di stupirci. Andiamo. Amici, ben ritornati nella nostra cucina. Con la puntata di oggi si chiude il ciclo delle puntate dedicate al Natale e anche oggi vi proporremo una ricetta di recupero. Il panettone è sicuramente una di quelle cose che avanza un po' in tutte le cucine. Sei d'accordo, Maurizio? Sì. Io però l'ho comperato. Ho comperato un panettone a marchio Conad e volevo chiederti... In questi giorni i nostri Conad ci hanno delle offerte eccezionali. Sì. E potrebbe essere appunto un modo per fare questo proporre panettone. Proporre una cosa particolare. Una variante, una cosa particolare. L'abbiamo mangiato in tutte le salse, in tutti i modi, siamo stufi. Se tu ci insegnassi a realizzarlo in un modo un po' particolare, ci proviamo, diverso. Ci proviamo. È una cosa che è simpatica. Vai. Vabbè. E dobbiamo tagliare il panettone a fette, dopodiché le andiamo a mettere su carta forno, al forno a forno molto alto, e creiamo questa sorta di bruschetta di panettone. Dai, bruschetta di panettone. Semplicissimo, ok. Molto alto, cioè che significa il forno molto alto? Massima temperatura che il forno di casa raggiunge. Sì, 250. Okay. E per quanto tempo? Più o meno poco? Guarda, 2 minuti, perché deve essere il senso della bruschetta, cioè fuori croccante e dentro ancora morbido. Ecco, non deve essere una fetta biscottata. No, dico, attenzione perché diciamo le cose molto grasse tendono a bruciare velocemente alla temperatura. Ho avuto una brutta esperienza qualche giorno fa nella mia cucina. Scaldata a fuoco qualcosa. Un pezzo di pizza era molto unta, via. Insomma, quindi. Ok. Poi abbiamo recuperato la crema che avevamo nel nostro frigorifero, una crema pasticcera, e abbiamo preso un po' di mascarpone e abbiamo montato della panna freschissima, unendo questi tre ingredienti, amalgamando dal basso verso l'alto in maniera che non si smonti la panna e non vada a crearsi un liquido, ma deve essere ancora abbastanza, diciamo, dura. Quindi crema pasticcera, panna e mascarpone. Sì, abbiamo questa crema così, così intesa. A questo punto è semplicissimo. Ecco, ricordaci un po' la ricetta della crema pasticcera, molto velocemente perché magari... Ok, noi usiamo, è una crema particolare perché riusciamo a farla mangiare anche a chi soffre purtroppo di celiachia, perché non usiamo la farina, ma usiamo amido di riso e amido di mais. Usiamo 4 litri di latte e 1 litro di panna, per 400 g di tuorlo di uovo, 450 g di zucchero, e una buccia di un limone e un baccello di vaniglia. Quindi è semplicissimo da realizzare, tutto da crudo parte. Amalgamiamo prima lo zucchero con l'uovo, poi mettiamo le farine nella nostra pentola e poi alla fine i liquidi con il baccello di vaniglia e il limone e facciamo arrivare a cottura. Quando bolle per 5 minuti è pronta. Ecco, a proposito di celiachia, fammi fare una piccola anticipazione per i nostri telespettatori, perché a breve realizzeremo proprio delle ricette per chi ha questa tipologia di problema, che è un problema che sta crescendo. Purtroppo sì. Sì, e quindi, però, insomma, questo non toglie al gusto, assolutamente no, si possono mangiare dei piatti strepitosi lo stesso, sì. Assolutamente sì, okay. Perciò continuate a seguirci, mi raccomando, abbiamo tante sorprese per voi. Vai Maurizio con la preparazione. Andiamo all'impiatto, ok, semplicissimo, il nostro piatto, andiamo a porre le nostre bruschette, poi ecco, andiamo soltanto di... A gusto di quantità possiamo aggiungere quando ne vogliamo finché... Io nella mia semplicità, Maurizio, te lo devo dire, avevo pensato che tu adesso Maurizio mi fa il panettone ripieno. Invece abbiamo creato, no? Sei unico, Maurizio. Ok. A questo punto andiamo a inserire
A parte che dà colore, ma l'acidità dei frutti di bosco sta benissimo con questo, diciamo, con la crema e la dolcezza del panettone. Che poi sto guardando la consistenza che ha questa crema. Sì, rimane bella soffice e spumosa. Però insomma, quando l'assaggerai sarà... Io non vedo l'ora. Ok. Qualche frutto di bosco che non guasta. E a questo punto la nota di verde e di fresco. Anche di freschezza. Andiamo a mettere qualche fogliolina. Eccoci qua. Il nostro piatto è pronto, quindi sì, Maurizio. Potremmo innaffiare con un po' di questo pastito che poi dopo tu berrai, pastito che ci fa l'azienda Toldo, la nostra bruschetta. Ah, ok. Wow. Questo è tocco di classe. Ecco qua. Non farei mancare una piccola spolverata di zucchero a velo. Sì, rende tutto più bello. Sì. Assolutamente più armonioso. È un piatto che dedico ai bambini, che domani purtroppo torneranno a scuola, ahimè, però secondo me è un piatto... Sì. Se quando tornano a casa la mamma prepara questo piatto, sicuramente la tristezza di tornare a scuola passerà in secondo piano. Okay. Ok, prego, a te. Io non resisto, veramente Maurizio, sono già sicurissima che questa cosa la gradirò tantissimo. Ecco, intingere la crema, sì. Sì, quindi bisogna fare questa operazione. Vado. Fantastico. Ma sempre così, sempre che è fantastico. Fantastico, è possibile. Spettacolare, meraviglioso, eccezionale. Ho utilizzato tutti gli aggettivi superlativi. Ok. Però devo dire che la cosa che più mi colpisce di questo piatto è il sapore completamente diverso del panettone tostato, bruschettato sì. In questo modo. Cioè ha un sapore, una consistenza completamente diversa, veramente da assaggiare. Notevole. Ok. Molto originale come ricetta. Bene, Maurizio, io ho quasi un po' di nostalgia di questo Natale che sta, come dire, andando via. Queste festività sono finite, però noi siamo comunque tanto felici perché ripartiremo da domani con delle ricette per voi che tutti i giorni ci seguite.